Ben ritrovati con un'altra puntata di A tu per tu. Allora, siamo in par condicio, quindi insomma dobbiamo essere ligi al nostro dovere. Detto questo, però, questa settimana noi ospitiamo Un il. consigliere di Arezzo del centrodestra, quindi abbiamo ora di nuovo, siamo passati nel centrodestra, avevamo avuto un sacco d'ospiti del È centrosinistra, quindi vero, è abbiamo vero. Federico Federico Scapecchi. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, Forza Italia. Forza Sempre. Italia che ha un po' rimpinguato le sue fila in consiglio comunale Beh, ultimamente, sì, o no? effettivamente, sì, perché effettivamente se anche i sondaggi non ci vedono più, diciamo, al top come qualche anno fa, però Forza Italia tuttora è un movimento politico attrattivo perché nel campo del centrodestra moderato, non ci sono alternative e oggettivamente abbiamo una proposta sia in ambito locale sia in ambito nazionale, che appunto per le elezioni europee non ne parliamo perché siamo appunto in par condicio, Quindi che è la Lega attrattiva. non è il centrodestra moderato. No, ma non No, lo dico questo io, insomma, no, lo dicono no, loro. chiariamolo, Quindi, lui è così, lei si deve un po' ma abituare, il perché bello del lui centrodestra è non è che che le la manda a offerta dire, insomma. politica, l'offerta centrodestra è bella perché è varia, quindi chiunque Quindi voglia. destra-destra la Lega. La Lega è una destra sovranista, moderna, e cioè Forza Italia è un centrodestra più, diciamo, classico, ma ugualmente moderno, insomma, pronto alle sfide che ci aspettano in futuro. Allora, Scapecchi è eletto quando è stato eletto il sindaco Alessandro Ghinelli, quindi consigliere comunale, e il capogruppo è Jacopo Sì, Apa, tuttora certo. capogruppo. Però, dicevo, rimpinguato le fila perché due consiglieri della lista che portava il nome del sindaco, cioè Cornacchini e Rossi, sono prima confluiti nel gruppo misto, poi hanno avuto questa vocazione e sono andati verso Forza Italia. Questa scelta intanto come la vedete? Perché poi di fatto, insomma, come dire, essere eletti con una giacchetta e poi invece proseguire il proprio impegno con un'altra, Sicuramente quello è vero, però innanzitutto abbiamo di non fronte è il suo due. caso, io No, dico. no, certo. Abbiamo di fronte due consiglieri che hanno preso un buon numero di preferenze, provenienti da una lista civica. E nel caso di Angelo è un radicale da sempre, vicino anche al Partito Liberale e con posizioni molto vicine a Forza Italia fin da sempre. A me lo ha sempre detto, anzi mi ha confidato quando è entrato nel gruppo, finalmente faccio parte del partito che ho sempre votato alle elezioni. Ma pensa, Quindi, però non pensa so che se ho fatto uno retroscena che scoop, conosciamo oggi. spero che Angelo, insomma, non Tanto si ci arrabbi, sente perché so che la appunto. trasmissione la segue, quindi Spero. vedremo magari che cosa ne pensa di questa Esatto. rivelazione. Mentre per quanto riguarda Mary, diciamo, il suo impegno civico è sotto gli occhi di tutti, insomma, si è sempre data da fare fin da prima delle elezioni con la lotta al degrado, facendo la sentinella in città, ha ritenuto, a quello che ha detto lei, insomma, non riteneva più fattibile questo suo percorso all'interno del gruppo della lista civica, che io non sta a me giudicare, ma insomma non si sentiva più apprezzata, diciamo, è confluita nel gruppo misto e poi ha trovato in Forza Italia una nuova casa dove ha piena libertà di fare la sua azione politica e civica. Ma insomma, questo sindaco, diciamocelo, no? Noi abbiamo avuto anche la fortuna di avere lo scoop della telefonata del Cavaliere in diretta quando venne eletto. Ora, lista civica, beh, va bene, però insomma, l'appartenenza è quella. Certo, chiaramente, ma le liste civiche hanno tutte sempre o quasi una connotazione. Ovviamente la lista ora Ghinelli è una lista civica di ispirazione di centrodestra, ma è normale che sia così, insomma. Chi l'ha votata consapevole. Allora, io andrei sempre dove il dente duole, no? La Dai, Lega. La dai, Lega. andiamo Perché lì. duole? Assolutamente. Perché No, nel duole? senso che credo che la Lega, ora perlomeno per quello che si dice nei sondaggi, sia molto attrattiva per gli elettori del centrodestra e anzi oramai, e mi sembra che oltretutto Salvini, insomma, gli piaccia molto di identificarsi oramai con una destra estrema. Che ahimè secondo me non ha nulla di moderno, ma anzi si rifà molto a valori del passato e anche valori, se credo, insomma, per quello che penso io, estremamente negativi. Ma a parte questo, volevo capire la Lega ad Arezzo, che insomma ci sono delle anomalie, no? Il fatto stesso che il rappresentante, diciamo, della Lega in Consiglio Comunale, che oramai la nostra Tiziana Nisini, oltre che assessore, quindi anche senatore, molto impegnata, però continua questo impegno. Ecco,
Lo so, anche il senato, il deputato di Forza Italia, ti vorrei ricordare che è stato eletto anche Dettori, quindi sì, no, ma volevo, sono ma uno, certo, ma, no, no, nel senso, sì, certo, però ecco, volevo dire, scherzo, di regola, come ha detto lui prima, se la presidente della provincia verrà eletta, sicuramente lascerà gli altri impegni, ecco. E qui questa anomalia di questa situazione che si può interpretare in tanti modi, ma sicuramente presumo che per la senatrice sia un impegno gravoso che forse se lo poteva togliere, diciamo, quello da assessore, forse l'avrebbe fatto. Io penso che forse non lo può rinunciare. Io non, ecco, la vedo così. Non la vede? Io nel senso, allora, l'assessore Nisini, senatrice Nisini, e che ho avuto il piacere di conoscere in questa esperienza amministrativa, non fa nulla di nuovo. Esistono sindaci che sono eletti in Parlamento che continuano a fare i sindaci. Uno su tutti era il compianto Altero Matteoli, sindaco di Orbetello, e era anche parlamentare, è stato parlamentare e sindaco contemporaneamente. Quindi l'impegno è sicuramente gravoso. Soprattutto lei abita anche in un'altra provincia, certo, quindi è ancora è un più impegno complicato. È sicuramente un impegno gravoso e va dato atto alla Tiziana. Che comunque sia, credo l'assessore lo fa gratuitamente, no? È per forza, perché adesso quindi, i due incarichi sono compatibili, ma non si a può noi prendere, diciamo, un po' così cattivi, ci viene da pensare che insomma che sia un po' costretta a stare lì. No, veramente costretta non c'è nessuno l'ha legata, né quando è venuta Arezzo a fare l'assessore, né adesso che è, vabbè, diciamo, prima senatrice. Senso, ma insomma, il rapporto, no, con la, il rapporto con la Lega, come sì, si ha un po' la sensazione dall'esterno, no, che sia il partito che effettivamente un po' schiaccia dal punto di vista politico e di peso proprio politico la compagine di centrodestra, secondo me anche ad Arezzo. Ecco, è un'opinione che lei riscontra o le sembra un po' innanzitutto eccessivamente? Allora, noi ragioniamo, dobbiamo sempre ragionare sui numeri certi, quindi i numeri certi, ma insomma io però gli volevo finire la mia scusa non è, insomma, perché no, visto che non, lei non ce lo vuol dire, non è che forse non c'è con chi sostituirla, ma no, ma allora io la precedente, cioè la Lega giunte, non è in grado di esprimere un'altra persona che la possa sostituire. Rispondo con una domanda. Nelle precedenti giunte, partire ma queste facce un po' più spaventi, posso dire? Prego. A partire dalle giunte Lucherini in poi, tutte hanno avuto dei cambi di assessori in corsa. La giunta Chinelli, mai. Perché doveva cambiare proprio l'assessore Nisini? Poteva cambiare anche qualcun altro prima o dopo, evidentemente. La squadra che è stata costituita a giugno 2015 è ritenuta tuttora valida e la migliore, e lo penso anch'io, è la migliore squadra possibile per guidare la città. Quindi rinunciare a una professionalità come quella dell'assessore Nisini, che chiaramente la ringrazio io, ma l'hanno ringraziata tutti per la disponibilità a continuare a fare questo ruolo, sarebbe stata una cosa inopportuna. Ok, dobbiamo riconoscere a Federico Scapecchi il coraggio, qualche volta, non sempre, ma insomma, di andare un po' contro un po' la sua maggioranza. Una su tutte fu la vicenda, io ero presente a quel consiglio comunale, della famosa sede della Polizia Municipale. Lui fu l'unico che sposò sostanzialmente la mozione, era una mozione, no? Io era un altro indirizzo. Di Romizzi, se non sbaglio, dell'opposizione in generale, e lui un po' lo sottoscrisse, insomma, io ricordo Votai. Che ecco, esatto. Insomma, devo dire che in quelle stanze volavano un po' gli stracci, come si suol dire, insomma, ma no, alla... è un pochino che sì, insomma, ecco, da allora poi abbiamo visto anche il suo intervento sul Captur, questo nuovo sistema di multare gli automobilisti, piuttosto che sulle nuove aree di ZTL, insomma, non è molto controllabile lei come... Ma io alla fine sono una persona libera che rispondo a me stesso, al mio partito e a chi mi ha votato, e chiaramente anche all'amministrazione comunale. Non ho l'unico voto, appunto, in questi 4 anni, tra virgolette, contro diciamo il resto della maggioranza, è stato questo atto di indirizzo, che in quanto tale è un mero atto politico, non è un atto amministrativo. E lì io avevo sempre espresso, ma in maniera aperta fin dall'inizio di questa vicenda, la mia preferenza a ipotizzare la nuova sede dei vigili in un'area già di proprietà del comune, quale poteva essere via Tagliamento, che è appunto di proprietà, è a Saione, è in centro. A mio modestissimo avviso, da ignorante in materia tecnica, diciamo, poteva essere la miglior soluzione. Dopodiché ce ne sono tante di soluzioni, e la soluzione decisa è stata un'altra. Continuo a pensare che forse sarebbe stato meglio la soluzione di via Tagliamento, ma non ho dubbi che adesso la strada è avviata, che in via Fabio Filzi verrà un'ottima sede della Polizia Locale al servizio della città, perché c'è comunque bisogno di riportare la sede della Polizia Locale in centro, che ricordo c'era
e sì, fu tolta dalla precedente, una posizione ottimale, però, esatto, sì, però insomma sempre Saionera. E qui mi ricollego ad Angelo Rossi, tanto per sì, ricitarlo, sì, che fu lui che disse: adesso l'importante è portare il prima possibile la sede a Saione, e adesso l'importante è portare il prima possibile la sede a Saione. Quindi lei non la pensa più come quel consiglio comunale? No, la penso sempre così, ma alla fine le decisioni vanno prese, siamo una maggioranza, non sarebbe stato meglio deliberarlo il consiglio comunale questa, ecco, scelta? Ma in pratica è come se l'avesse fatto, perché quell'atto di indirizzo è stato una insomma, lascia no, passare, dove a parte la mia posizione bloccava la decisione del comune, no? Quindi comunque di fatto no, avrebbe cioè, chiesto questo, di fermarsi sì, un attimo. Appunto, se l'atto di indirizzo fosse stato votato, certamente una riflessione andava fatta. E ripeto, io il mio voto l'ho detto in maniera costruttiva. Come votarono i suoi compari, se posso dare votarono, questo termine, Forza se Italia? Se ricordo bene, tutti contrari all'atto di indirizzo. Ma aspetta, okay, Forza Italia è un partito liberale e libero, e quindi certo, se uno dalla mattina alla sera si sveglia e legge lo statuto e dice il contrario, forse un problema c'è, ma su queste questioni anche diciamo particolari c'è sicuramente libertà di scelta, libertà di espressione. Ascolti, uno dei sì, aspetta, finisco su questa storia. Uno dei motivi per cui il consigliere Cornacchini dice io me ne esco da Auraghinelli è perché i consiglieri comunali non sono messi, diciamo, a conoscenza preventivamente di quello che poi devono andare a votare. Ma dipende, può succedere a volte nel corso di una consigliatura, gli atti sono tanti, sia gli atti di consiglio, insomma, gli atti di giunta. Questo si deve conoscere per votarlo. Quello della sede, no, sì, ma certo che si conosceva, okay, no, Eri non ha detto questo. No, ha detto che in generale si va, ma può succedere a volte più che di non conoscere, conoscere poco, perché magari il tempo è poco, grave, sia per discutere, perché gli assessori, ricordiamo, abbiamo 7 assessori appunto, e devono svolgere tante funzioni. Non sempre c'è tempo per un dialogo approfondito. Però si fanno le riunioni di capigruppo. Certo, si fanno le riunioni di capigruppo, si fanno le riunioni di maggioranza, le riunioni di partito. Però a volte succede che un consigliere può sentirsi poco informato su un tema e gradisce un approfondimento. Non sempre questo approfondimento i tempi lo permettono, ma ci sta, nel gioco di ciò che avviene può succedere. Ci sta, dice, prego. Allora, direi di cambiare un po' argomento. Consigliere, ha sentito, la sera Arezzo è freddo. Sì. Allora, ma le sembrava opportuno chiudere con tutta questa fretta il dormitorio pubblico, che alla fine è più fredda a momenti in queste sere qui che non quando è stato aperto? Non si poteva... questi disgraziati, vi siete preoccupati dove vanno a dormire? Dunque, qui sembra farlo apposta, ma mi dovrò ricollegare nuovamente al mio collega di consiglio Angelo Rossi, il quale ha fatto secondo me una proposta molto sensata e mediata rispetto a quelli che sono i fatti e le dichiarazioni anche dell'assessore Tanti. Io condivido le dichiarazioni di Lucia Tanti, che ha detto non possiamo noi oggi tenere un dormitorio aperto 365 giorni all'anno, semplicemente per il fatto che non essendoci una struttura nel centro Italia... Io questo faccio proprio fatica, ci crede? Io faccio fatica a capire questa posizione di Lucia, gliel'abbiamo anche detto personalmente, ma faccio veramente fatica. Lo stavo spiegando. È vero che da una parte c'è la carità umana, che deve sempre venire prima, da un'altra parte c'è anche il dovere amministrare una città. Se Arezzo è l'unica città, fosse l'unica città, che mette a disposizione un dormitorio tutto l'anno, i 20 posti che ci sono non basterebbero più. L'episodio che abbiamo avuto di due persone che in piena notte, tarda serata, non avendo rispettato le regole, hanno diverto la porta per entrare e poi sono stati chiaramente allontanati. Ma ci sono stati anche dei morti, però. Beh, certo, ma quello purtroppo è successo anche in altri momenti dove non era freddo. Purtroppo la vita in strada si sa che non è successo d'inverno, è successo... Sì, ma tenerla aperta un altro mese, che problema No, ma infatti ci stavo arrivando, nel senso... L'abbiamo interrotto. 365 giorni avrebbe quel rischio, che anziché due, la prossima volta sono 20, 30, 100 che vanno a bussare alla porta dove non c'è spazio, perché sarebbe un polo attrattivo... perlomeno per le province limitrofe, o forse di più. Nello stesso tempo, il freddo non lo decide il calendario. Non è che il primo aprile fa caldo perché è aprile. Il primo aprile può far più freddo del primo dicembre. Il tempo è matto. Quindi la chiusura dovrebbe essere dinamica. La proposta che ha fatto Angelo di fare un semestre, praticamente, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, quindi metà anno, coprirebbe, a mio avviso, tutti i periodi freddi o quasi, perché oggettivamente... fine ottobre può essere freddo, ma a volte abbiamo avuto anche ottobre con 20 gradi, e aprile, come vediamo in queste notti, il giorno è caldo, siamo quasi sbracciati, ma la sera si scende a 5-6 gradi, insomma dormire fuori con 5-6 gradi non è il massimo.
Certamente la cosa importante, oltre che tenere aperto un dormitorio, è dare un'alternativa a queste persone, certo. Perché se io le tengo a dormire la sera e poi le mando fuori, il giorno sono in strada, tornano la sera, non gli ho risolto niente. Io devo perlomeno proporre a queste persone una soluzione, tornare ad una vita degna di essere vissuta, degna di essere chiamata tale. Perché ci sono le dipendenze, perché ci sono, ci sono tanti problemi, ci sono le dipendenze, però... c'è la povertà, ma uno pensa al clochard come a una persona, no, abbiamo aretini i clochard, persone che magari fino a qualche anno fa lavoravano con noi nei nostri uffici, nei nostri negozi, nelle nostre fabbriche e che hanno perso il lavoro a causa della crisi. Quindi la cosa più importante, certo, se è freddo io ti devo dare un posto caldo, ma ti devo anche dare la possibilità di tornare a una vita attiva, a una vita degna appunto di essere chiamata tale, nel reinserimento, ci dobbiamo con il reinserimento della società. Fermare per la pubblicità questa proposta, Angelo la porterà in consiglio comunale, ora non è presente, ma... Non lo so, probabilmente, però penso che i tempi per quest'anno siano un po' stretti. Certo, per il prossimo anno non ho dubbi che non solo la proposta sarà accettata, ma il dormitorio sarà aperto 6 mesi. Anche perché Forza Italia ha un bello stampo cattolico, quindi la carità appunto dovrebbe far parte di questo mondo. Ci vediamo dopo la pubblicità. Allora, seconda parte di A Tu per Tu con il consigliere comunale di Forza Italia Federico Scapecchi. Siamo nel comune di Arezzo, nel comune capoluogo. Abbiamo un po' ricordato quella che è stata l'attività appunto del consigliere e devo dire uno dei più attivi, cioè, perché poi può essere anche che in questo tipo di condizioni in cui comunque la maggioranza insomma è abbastanza comoda, no? Diciamo sicuramente non comodissima, però comoda. Ecco. Io direi comoda e coesa anche. Ecco, esatto. Ci si può anche un po' rilassare. Invece, insomma, secondo me sarà anche più un po' per la gioventù. Possiamo chiedere anche l'età? 34. Probabilmente, insomma, la passione per la politica ancora è viva, è forte. Ci eravamo lasciati con il concetto del dormitorio per i senza tetto, che, insomma, è stato già chiuso, se non sbaglio, sarà chiuso, insomma, comunque in queste ore dall'amministrazione comunale. Insomma, il tema sicuramente no, della povertà è uno dei temi sicuramente più importanti e più emergenti. Si sente di aver fatto abbastanza per questa città come consigliere comunale eletto? Ma diciamo non c'è mai limite al fare bene e al fare per la città, per quello che appunto siamo stati chiamati con il voto del 2015 a fare. E come consiglieri chiaramente il nostro potere e la nostra attività è limitata, non siamo assessori. Però diciamo ognuno di noi, io ho visto anche i miei colleghi, si è diciamo specializzato in quello che sia in base alle competenze assegnate tramite le commissioni, sia in base anche al proprio essere, alle proprie esperienze. Io personalmente diciamo ho seguito da vicino la commissione sociale, sport, esatto, che è appunto poi della quale sono presidente, quindi ho seguito da vicino ad esempio questo tema del dormitorio, non in commissione ma insomma l'abbiamo analizzato spesso e volentieri. Il disagio giovanile abbiamo affrontato in commissione diverse volte, di tutta la diciamo la vicenda legata agli asili, alle scuole materne, sì, ai contratti di esternalizzazione o meno, e anche per quanto riguarda l'alimentazione, insomma le mense di recente discussione. Sì. Qui diciamo nell'ambito della mia commissione ho cercato di dare il meglio, per così dire. Più diciamo ogni tanto, anche in base a quello che so fare io, insomma, e quello che sono le mie esperienze, ho cercato di dare il mio contributo in consiglio agli assessori e sperando di aver fatto una cosa gradita e buona, insomma. Ecco, sulle mense come la pensa? Perché lì sembra un po' che vada tutto bene, ma in realtà secondo me non è così, perché io ho sentito le mamme un po' fuori dai microfoni, sono ancora abbastanza agguerrite ma sulle mense, questa supermezza. Diciamo, io ho sentito... Al di là del tavolo di confronto, sono fatti sempre questi tavoli di confronto, però poi in realtà sotto il tavolo c'è sempre un po' di polvere, no? Ora uso allora, un termine io in consiglio non c'ero quel giorno, perché ero in malattia, diciamo, ecco. Ho fatto un piccolo intervento, ero ancora in malattia, nulla di che, insomma, tutto bene. E quindi non sono potuto andare in consiglio nel giorno della discussione di quella mozione. Io ho apprezzato il lavoro del comitato, sinceramente, perché quando un comitato si crea e smuove comunque sia 2-3 mila persone in una città di 100 mila, in un periodo dove la politica o comunque sia la cosa pubblica è poco seguita, tanto di cappello, a prescindere da come la si pensi o meno. Ho apprezzato alcuni aspetti che ha affrontato il comitato, gli approfondimenti per quanto riguarda anche la qualità dell'alimentazione dei bambini e tutto quanto. Conosco tante persone, anche gente che ci ha dato la preferenza nelle consultazioni, che ha fatto parte del comitato, si è avvicinata al comitato, quindi era un comitato trasversale.
queste come note buone. Come note meno buone ho notato in taluni esponenti del comitato una certa strumentalizzazione anche politica, secondo me. Addirittura? Secondo me sì, perché talune uscite insomma sono state un pochino strumentalizzate. Cioè, però qualche mamma ci sta... si candida l'anno prossimo? No, non lo so, non lo so, ma insomma ci sta, è nel gioco delle parti. Sto scherzando. E poi io mi sono posto una domanda. Ci ritroveremo le mamme candidate sindaco contro Ghinelli. Io mi sono posto una domanda, ho riflettuto molto su questa storia del comitato e delle mense. Sì. Ecco, venuto fuori e è un bene l'importanza delle mense, di quello che viene dato a pranzo ai nostri figli, ai nostri nipoti, in caso di nonni, insomma ai bambini che frequentano le scuole della città. E un'attenzione maniacale del comitato a tutte le proprietà organolettiche del cibo, la provenienza del cibo, tutto quanto. Mi domando se tutti coloro che hanno avuto a che dire in questo senso, ebbene, poi a casa fanno uguale, perché allora niente fast food, niente cibi pronti, niente cibi conservati, niente cibi che provengono a lunga distanza, niente acqua naturale ma solo quella del rubinetto. Io credo che la vita di oggi, ne parlavo proprio recentemente anche con degli amici, porti a quasi fare scelte obbligate che purtroppo tralasciano un po' questi aspetti molto importanti. Ora, è giusto che la mensa deve essere anche un'educazione, quindi deve chiaramente stare attenta a questi aspetti, però non si può neanche, secondo me, sbandierare alle 4:20 come una condizione sine qua non, sembra che i bambini se no non crescono bene, poi però vorrei vedere a casa cosa mangiano, ecco questo, capito? Questo... Quindi secondo me un po' di ipocrisia c'è stata anche nel complesso, però complessivamente io ho apprezzato comunque sia il comitato e adesso vediamo, insomma, sicuramente il project è definitivamente accantonato. Ricordiamoci che siamo in queste condizioni. Questa è una vittoria del comitato. Ma in parte sì, ma in parte anche una vittoria nostra, perché cioè non è che una decisione nata sul momento, è una decisione che la maggioranza ha discusso, quindi tutto quello che poi viene detto in consiglio chiaramente è frutto di un confronto interno e quindi è stata una... Probabilmente il comitato ha aiutato anche noi a approfondire, ma non ho dubbi che la soluzione trovata poi sarebbe stata anche quella, sarebbe stata la stessa. Quindi anche ancora senza... non si sa come, quale sarà la parola fine. Ma diciamo che non è una cosa che verrà decisa domani, sicuramente, è una cosa che verrà decisa nel prossimo biennio, triennio. Vabbè, se sarà una patata bollente, visto che si parla di cibo, per il prossimo sindaco. Anche, penso sì che si andrà sicuramente, anche oltre. Sicuramente, passo la parola. Allora Arezzo... In questo mandato, insomma in questi ultimi 4 anni, ha visto sotto un profilo economico, forse anche sociale, un grave declino e abbiamo perso quindi dalla banca, ma abbiamo perso tante aziende importanti, si è ridotto notevolmente l'importanza del nostro manifatturiero. C'è una crisi del settore immobiliare incredibile, Arezzo non si riesce più a vendere un immobile, nemmeno a regalarlo. E c'è un preoccupante calo demografico dell'Arezzo, perché dovuto a molta gente che se ne sta andando, quindi intere famiglie che trovano lavoro spesso all'estero, magari sono di origine, sono comunitari, sono o italiani, ma sono anche extracomunitari, comunque forza lavoro, gente che lavorava, che produceva, gente che magari 20 anni che ha fatto studiare i figli qui, li ha preparati e ora tutta la famiglia prende, si trasferisce in Austria, in Germania, e eccetera. Ecco, secondo voi avete fatto, poi vabbè, tanti altri elementi, insomma questa crisi si sente, ci attanaglia tutti, è una cosa spaventosa. Lo vediamo chiaramente anche tutti i giorni, insomma le aziende, anche piccoli negozi. La fatturazione elettronica hanno dato quello, finale. Quello è il massimo, ma insomma in generale l'apoteosi la burocrazia gli aumenta, ma il lavoro non c'è, no, i soldi non ci sono. Ecco, allora, secondo lei questa amministrazione è stata all'altezza, ha fatto tutto quello che poteva fare, oppure specialmente anche in relazione a questa crisi drammatica del mercato immobiliare e soprattutto con la presenza di questo calo demografico, ecco, anche le politiche urbanistiche sono state veramente adeguate o qualcosa vi è sfuggito di mano? Allora, rispondo partendo dal fondo. Il piano strutturale nuovo sarà
approvato entro la fine della consigliatura, quindi penso che già dal prossimo mese cominceremo a parlarne molto a fondo, perché il lavoro chiaramente è stato già fatto e è ampio. Quindi il piano strutturale nuovo darà sicuramente impulso a una ripresa, chiaramente compatibilmente con la situazione, con la congiuntura nazionale e internazionale. Cioè, che vuol dire, no, scusi, perché se normalmente, ecco quello a cui mi riferivo, io credo che in una situazione come quella di Arezzo, se vogliamo che gli immobili esistenti conservino un po' di valore e lo riacquisiscono, bisognerà assolutamente impedire nuove costruzioni, perché sono già troppe, ma visto quello, che c'è il calo demografico, se no che ne facciamo? Diciamo che il consumo di suolo, in gergo tecnico, è ormai una prassi non solo regionale ma anche nazionale. Visto che appunto c'è il calo demografico, le aziende dei due chiudono anziché aprire, andiamo a recuperare il vecchio. Questo è buon senso, ma lo diciamo noi, ma lo dicono tutti ormai nel nostro paese. Quindi l'edilizia va avanti con le ristrutturazioni. Le nuove costruzioni sono poche, sono pochissime le pratiche dove i cittadini chiedono di costruire un qualcosa. Chiaramente quando ci sono vanno anche valutate, perché nel senso, bisogna anche dare la possibilità a chi chiaramente rispetta le regole ha i mezzi per poter smuovere un po' il mercato, perché no? Ecco, chiaramente, ma non va sprecato il suolo, e noi abbiamo recepito molte normative regionali, ma abbiamo anche fatto dei regolamenti che vanno proprio in quel senso, cioè impedire lo spreco di suolo, perché alla fine il consumo non sempre è balordo e lo spreco sì, in tutti i campi, e vanno anche a dare una mano a chi va a ristrutturare vecchi immobili, vecchi capannoni. Dicevo, il nuovo piano strutturale sicuramente darà impulso per una ripresa del mercato. Certamente un comune questo può fare, non è che un comune determina l'economia nazionale o europea o internazionale, siamo dentro a un mondo e lì ci muoviamo, quindi se c'è la crisi mondiale c'è la crisi anche a Arezzo. Un'altra cosa che è stata fatta, che magari non sempre viene vista per il peso e per il valore che ha, è il passaggio dalla TOSAP alla COSAP. Questo aiuta le imprese che vogliono investire nel campo, chiaramente, spesso e volentieri della ristorazione, dei servizi, perché il suolo pubblico non ha più una tassa ma un canone, quindi l'amministrazione può valutare di volta in volta, in base al regolamento, cosa far pagare. Ad esempio, notizia di recente, a Saione è una piccola misura, ma che qualcosa fa, è stata praticamente azzerata la cosa per i prossimi mesi, per tutti gli eventi che verranno fatti in piazza. Vale anche per le insegne della pubblicità? No, per le insegne della pubblicità 30% no. In più. Per insegne della pubblicità... Da una parte danno, da una parte tolgono. Quindi insomma sembra di capire che puntate solo nel turismo. No, solo no, però sì. Una città che aveva una volta una grande vocazione industriale. Pensate che tutta questa disoccupazione, questo declino si possa invertire solo investendo sul turismo? No, oppure... solo investendo sul turismo no, però il turismo è un settore dove il comune può fare qualcosa anche attraverso una fondazione in tour direttamente. Quindi la fondazione è stata creata dal comune. Poi non ci sono organismi che di fatto gestiscono. Appunto, c'è la fondazione Arezzo in tour. Non c'è più quindi... la PT, non c'è più la provincia. Esatto, il comune è a proprietà di anche lo stesso palazzo del comune, secondo me ha la sua valenza turistica. E comunque sia, è l'organo che ha adesso insieme alla fondazione l'onere e l'onore di promuovere la città a livello turistico, e i benefici già si vedono, perché insomma ci sono posti di lavoro fissi o stagionali che sono nati in questi anni in questo settore. Puntare su altro non è che il comune può aprire un'industria domattina, il comune può agevolare affinché le industrie vengano, affinché però è giovane e non se la prende, ma io gli darei l'ultima stilettata. Parlando di turismo, ma sì, perché non abbiamo fatto nulla per Leonardo da Vinci, per i 500 anni dalla sua morte? Non abbiamo fatto nulla per Leonardo perché oggettivamente la nostra città ha chiaramente dei legami con Leonardo, se non fosse peraltro per l'ipotesi appunto di Ponte Muriano. Se la chiama ipotesi qualcuno si arrabbia. Purtroppo però io ci credo, e chiaramente quando parlo della mia città al di fuori dei nostri confini dico che Ponte Muriano è quello della Gioconda, chiaramente. Però ecco, diversamente da altri personaggi, quali possono essere Guido Monaco, Vasari, eccetera, Leonardo... lo vede più lontano alla città di Arezzo? Lo vedo più lontano di altri, ma sicuramente, nel senso, è un personaggio che abbiamo avuto l'onore di avere nei nostri territori. Quindi ecco, si poteva fare come non si poteva fare. Diciamo, il turismo ci sarà lo stesso, perché la città verrà valorizzata uguale attraverso le mostre, attraverso gli eventi, attraverso la promozione di quello che abbiamo tutti i giorni da offrire a chi viene a visitare la nostra città. Certo,
sono state fatte scelte diverse, non è che non è stato fatto niente. No, 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 è una scelta diversa. Non è stato fatto niente, voglio dire, sotto gli occhi di tutti. È una scelta diversa. La città del Natale, assolutamente, però sono insomma, due mesi sarà adesso un nuovo festival che il sindaco ha annunciato appunto sì. giorni fa, Raro si chiama Festival. Raro Festival, gioca su questa R che porterà musica classica, musica da camera, anche musica leggera, perché ci sarà anche il concerto di Omar Petrini, mi sembra, non ho sbagliato, insomma un cantante contemporaneo, quindi un nuovo festival di 10 giorni sicuramente porterà un grande afflusso di visitatori e sarà il nuovo festival della città, insomma, ecco. Se non ho altre domande dobbiamo proprio chiudere. Sì, no, l'ultima cosa veloce. Non pensa che non avere un'opposizione, non, tutto sommato, non sia d'aiuto a chi amministra? Tra l'opposizione c'è, magari a me qualcuno mi dice... Fisicamente c'è, però... Vabbè, qualcuno mi ha detto in questi giorni, ovviamente, ma sei te l'opposizione? Appunto, è quello che dicevamo prima. Dire, in realtà no, io sono pienamente... Siamo partiti da qui, mi sembra che insomma l'opposizione... Sarà stato abile Ghinelli, ma non esistita in questo non periodo. Sta a me giudicare e commentare l'operato degli altri e ognuno. Vabbè, si ma io le ho fatto idea. Una domanda diversa, cioè secondo, certo, lei, un'opposizione secondo lei non aver avuto un'opposizione essere... è stato una mancanza, non ha aiutato la vostra amministrazione? Diciamo che quando l'opposizione, parlo in generale, ha un ruolo attivo e proattivo è sicuramente utile, perché chi ha studiato... Sì, ma noi parliamo di noi. Noi, io ripeto, insomma, io non mi sento di dare un giudizio, no, io giudico... la giovane età, svicola, svicola. No, ma io non voglio dare un giudizio ai colleghi dell'opposizione, con cui con alcuni quindi anche non se la senti di dire, sì, se loro avessero fatto l'opposizione avremmo lavorato forse meglio. Ma loro l'hanno questo, fatta no? E come hanno potuto meglio di farla, e, ma ci sono stati anche dei momenti, insomma, anche duri, perché ricordo, abbiamo avuto tante petizioni in comune, non è che nascono solo da, dal popolo, togliamo anche sono le anche petizioni, no, ma non era mai successo nei precedenti consigli comunali, quindi l'opposizione c'è stata, anche proveniente da fuori, sicuramente l'opposizione aiuta in generale, perché come dicevo prima, il Comitato delle Mense ha dato una mano anche a noi a fare una riflessione generale sull'argomento, e quello che posso dire è una posizione corretta, questo sicuramente, penso anche noi come maggioranza nei loro confronti siamo stati corretti in questi anni, lo saremo nel prossimo, chiaramente un rapporto non di scontro ma di confronto nel rispetto dei rispettivi ruoli. Bene, manca un anno e poi sarà par condicio anche per il Comune di Arezzo. quindi insomma, complimenti. Ci stiamo già preparando per questa mega campagna elettorale. Sì. Candidato ancora non c'è, vero? Ghinelli è a disposizione. Il sindaco Ghinelli ha dato disposizione e il nostro partito, tramite l'onorevole D'Ettore, ha ben gradito la sua disposizione ai candidati. Ha anche detto che sarebbe più utile a Firenze piuttosto che come sindaco ad Arezzo, ma questo non si sa come poterlo tanto interpretare. C'ha chi lo sostituisce sicuramente degnamente. Sì, ecco, lui c'ha già il candidato, quindi dopo, quando chiudiamo le telecamere gli chiede chi è il candidato. Va bene, ci vediamo la prossima settimana e grazie a Federico. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata. Alla prossima settimana.